Dopo la cosiddetta liberazione del 1949, la terra in questo paese è stata confiscata dai comunisti. Nella maggior parte dei casi, i proprietari terrieri sono stati uccisi per poter distribuire la terra alla collettività. Ma dopo la cosiddetta apertura degli anni Ottanta, è cominciata una nuova politica. Una politica molto semplice. Una gara a chi diventava più ricco per primo. Beh, le riforme di Deng Xiaoping sono la vera grande rivoluzione che c'è stata in Cina. Nel 78 Deng Xiaoping decise di imitare il modello delle tigri asiatiche, cioè di Hong Kong, Singapore, Corea del Sud e Taiwan, e di aprire le porte del paese agli investimenti diretti esteri e al commercio internazionale. Nel giro di 10 anni l'economia socialista si è trasformata gradualmente in economia di mercato e tutti ne sono stati influenzati. In Cina è arrivata l'ideologia capitalista. La gente lottava per se stessa. E così sono iniziate le privatizzazioni. Io credo che il cambiamento più importante sia stato la mobilità. Fino a 20 anni fa, in Cina, la mobilità era quasi inesistente. Invece la mobilità è essenziale per chiunque abbia una meta. Magari per realizzare una sua idea o per migliorare la sua vita. O per guadagnare più soldi. La Cina è anche lanciata alla conquista del mondo, ha abbracciato la logica del capitalismo moderno, della globalizzazione. La politica internazionale della Cina viene anche chiamata la politica del petrol policy, perché di fatto è tutta basata su accordi e in qualche modo relazioni privilegiate con paesi produttori di petrolio. La Cina sta invadendo l'Africa a una velocità impressionante. Si può dire che la Cina sta rapidamente sostituendo l'influenza occidentale in gran parte dell'Africa. La Cina ha capito che la fortuna del proprio futuro dipende dalle risorse economiche che può trainare dall'Africa. Poi investe in Africa, nel senso che per assicurarsi approvvigionamenti di materie prime a lungo termine porta in Africa la sua modernizzazione. Circa un anno fa erano qui riuniti a Pechino 43 presidenti di paesi africani che hanno firmato una quantità infinita di accordi economici, e tutti gli accordi economici firmati tra la Cina e i paesi africani sono basati sull'annullamento del debito di questi paesi, che in molti casi è molto alto, e dall'altro lato investimenti massicci cinesi in cambio di fornitura di materie prime per un lungo periodo. Naturalmente fa anche affari in maniera molto spregiudicata con tutti i peggiori dittatori del continente nero. Ha una diplomazia del libretto d'assegni in cui bada soltanto al business, non pone mai problemi di diritti umani, e questo le spalanca molte porte. La Cina è diventata nel giro di pochi anni la fabbrica del pianeta. Di conseguenza la Cina ha accumulato di anno in anno degli attivi commerciali giganteschi. Motivi di tensione e di conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina ce ne sono sempre stati, ce ne saranno tanti. Ricordiamo che l'economia americana è vincolata in qualche modo in maniera duplice con quella cinese. Oggi la banca centrale cinese è la più ricca del mondo per le riserve valutarie che controlla, 1.800 miliardi di dollari, e le reinveste in parte acquistando titoli del tesoro americano, quindi finanzia il debito pubblico americano. Di fatto la Cina è diventata il più grosso creditore degli Stati Uniti. Le sfide più grandi per questa capitale sono il traffico e l'inquinamento. Problemi che si sono creati perché la maggior parte delle risorse viene impiegata nella crescita economica e il resto passa in secondo piano. Il governo cinese è molto preoccupato degli effetti ambientali dello sviluppo molto rapido, dello sviluppo industriale molto rapido. La domanda dell'energia della Cina cresce in maniera vertiginosa, è sostenuta prevalentemente dall'uso del carbone, e questo determina un aumento dell'inquinamento.
però diciamo che l'intensità dell'inquinamento si misura anche attraverso un indicatore che si chiama emissioni pro capite. E le emissioni pro capite dei cinesi sono inferiori di oltre 7 volte a quelle degli Stati Uniti e di circa la metà rispetto a quelle europee. Le emissioni di anidride carbonica sono un indicatore di sviluppo economico. E lo sviluppo economico della Cina, per quanto importante, è sempre molto al di sotto dello sviluppo economico di Europa e Stati Uniti. Per questo motivo è abbastanza difficile chiedere alla Cina di assumere degli impegni di riduzione delle sue emissioni che potrebbero in qualche modo mettere a rischio la crescita economica della Cina, perché la Cina ha diritto alla crescita economica. Noi non possiamo immaginare che la Cina fermi la crescita economica per salvare il pianeta, cioè per salvare noi. La classe media sono gli abitanti soprattutto delle grandi città, da Pechino giù fino a Shanghai, Canton. Questi sono il vero zoccolo duro su cui poggia oggi il consenso politico-sociale del regime. È molto importante tenerlo presente. Al tempo stesso, questi sono un grande ceto medio che ha accesso a dei consumi relativamente opulenti, l'automobile, le vacanze, gli elettrodomestici. Fanno status symbol, fanno tendenza. La politica del figlio unico, quando è calata in una realtà come quella delle campagne, ha provocato dei risultati atroci, e cioè che effettivamente molte coppie nelle campagne, quando vengono a sapere attraverso l'ecografia che il feto è di sesso femminile, scelgono l'aborto selettivo. Sono cosciente che non è molto umana questa cosa, ma penso che con il tempo tutti la accetteranno e che porterà certamente benefici alla nostra società e probabilmente a tutto il mondo. Si stima almeno 20-25 milioni di giovani maschi cinesi che non possono trovare una moglie in questo paese, perché nascono molti più maschi che femmine. Non credo al momento che la Cina aspiri a diventare la prima al mondo. Io ritengo che i cinesi stiano giocando a dama con il resto del mondo e si stanno piano piano mangiando tutte le pedine. Noi vedremo una Cina alla conquista del mondo sempre più massiccia, sempre però in maniera pacifica, con una forte presenza cinese in tutti i settori economici e poco a poco probabilmente anche una presenza culturale della Cina nel mondo.